In tanti mi avete chiesto di parlare dei rimedi naturali per le occhiaie e io ho studiato la questione seriamente, ma secondo me qualcuno di voi oggi penserà che è uno scherzo questo video. Invece no, guardatelo bene. Le occhiaie scure sono un tormento per chi le ha e io lo capisco molto bene. Sono segni che vanno dal blu al viola al nero, compaiono sotto gli occhi ed hanno un aspetto piuttosto stanco ed emaciato. Sono più visibili al mattino, proprio per farci contenti quando ci guardiamo allo specchio e il primo impatto con noi stessi diventa un momento inquietante. Conoscete anche voi questa sensazione? Tranquilli, ho una soluzione che non immaginereste mai. Ma che funziona alla grande. Ma prima è importante sapere bene a cosa è dovuto il colore scuro, che magari alla sera non c'era e che invece ritroviamo inesorabile intorno ai nostri occhi al mattino. Le occhiaie scure sono dovute principalmente al fattore circolatorio, che dipende da tre aspetti. 1. La genetica. C'è chi ha la pelle più chiara e sottile che fa intravedere il reticolo dei microvasi sanguigni che danno il colore scuro, soprattutto se la circolazione è rallentata o difficoltosa. 2. L'alimentazione. Sostengo da sempre e sosterrò sempre che le occhiaie scure dipendono da quello che mangiamo alla sera. In particolare bisogna fare attenzione a zucchero, glutine, proteine animali e sale che possono essere cause dirette di un ristagno del circolo ematico sotto gli occhi. Ne parlo in modo più specifico in questo video. Guardatelo. 3. La postura, che dipende dalla posizione durante il sonno. Se l'inclinazione della testa o delle gambe non è adatta, cioè è più bassa rispetto all'asse del corpo, possono esserci dei lievi reflussi che generano ristagno circolatorio, che poi evidenzia il colore scuro delle occhiaie. Qui spiego diverse altre strategie naturali, non perdetele. Avete notato che in ogni caso è la circolazione l'elemento responsabile delle occhiaie? Per fortuna esiste un rimedio naturale per questi ristagni circolatori, qualunque sia la causa. È un rimedio che consiglio a chi ha la mente aperta. Vi avviso che può sembrare strano, ma non lo è. Ci sono piante che migliorano visibilmente il microcircolo, per esempio il rusco, la centella, l'ipocastano, l'amamelis. Sono tutte ricche di bioflavonoidi che riattivano la circolazione. In più abbiamo il frassino ricco di esculina che riduce la permeabilità dei capillari e il colorito bluastro della pelle. Queste piante sono contenute nella maggior parte delle creme erboristiche per la circolazione e nello specifico si trovano con una potente concentrazione nelle creme per le emorroidi. Quindi se ne mettete un po' sotto gli occhi potrete riattivare la circolazione sottostante. Sono molto efficaci e sicure proprio per la funzione astringente che devono svolgere. Essendo adatte alle mucose interne, sono sicuramente adatte anche alla pelle più delicata della zona perioculare. Attenzione, è importante che sia una crema erboristica a base naturale, senza cortisone, con una o più delle piante citate o piante equivalenti. Quindi non preoccupatevi, non vi succederà niente di strano con la vostra crema per le emorroidi sotto gli occhi. Questa non ve l'aspettavate, vero? Per le occhiaie. E per avere tante altre sorprese e tanti rimedi particolari e naturali per il vostro benessere e la bellezza, iscrivetevi al canale con un clic. Potete anche scegliere. Se avete la pelle un po' grassa e lucida, usate un gel per le emorroidi mattino e sera e poi applicateci sopra la vostra crema preferita. Se avete la pelle secca intorno agli occhi, consiglio una crema per le emorroidi piuttosto ricca, non un gel, da applicare mattino e sera sempre sotto la crema idratante. Per completare l'azione astringente e rinforzante dei capillari, ecco un'altra strategia particolare. Questa volta useremo il freddo. Alla sera mettete nel congelatore due cucchiaini da tè e al mattino, come prima cosa, prendetene uno per ogni occhio, avvolgetelo in una garza sottile e appoggiatelo sulle occhiaie, senza premere, ma passando bene su tutta la zona perioculare e vedrete che le occhiaie scure tendono a schiarirsi grazie all'azione vaso-astringente del freddo.
Dopo questa operazione applicate il prodotto per le emorroidi sotto gli occhi e potrete iniziare la vostra giornata tonificati e schiariti, magari anche nell'umore. E se vi piacciono i cosmetici fatti in casa, provate queste due maschere per intensificare l'azione schiarente delle occhiaie. Vi è piaciuto questo video? Scrivetemi i vostri commenti, le vostre domande e le vostre esperienze qui sotto. Sicuramente avrete anche voi tanti amici e tante amiche che soffrono di occhiaie scure. Condividete con loro questo video e condividetelo sui vostri social. E nel mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto, troverete tanti altri approfondimenti sulle occhiaie e sulla bellezza naturale. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video, e iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!